Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Questa è una semplicissima morning routine in cui in più andrò a preparare le verdure fresche per la mia piccola. Caldo. Io non so voi, ma io mi riscaldo il microonde e praticamente ci vivo 3 ore. È sempre freddo. Poi magari lo lasci 2 secondi in più e diventa bollente. E poi dobbiamo stare 3 ore con l'acqua aperta per raffreddarlo. E niente, Giuliana, non lo so che cosa stamattina ci ritroviamo fra poco. Sembra mela verde, sì. No, non è mela verde, è limone. È una radio. Non so i vostri figli, ma questa è una radio. Si accende la mattina Radio Gabriele e si spegne la sera quando va a letto. Mi prendo un altro po' di caffè. Vado a togliermi questi due piattini. Sono recitiva, li ho lasciati di nuovo nel lavandino ieri sera perché ho stanca. E vi ripeto, come vi ho detto in un altro video, è stanca, non mi viene a guardare nessuno i piatti nel lavandino. Quindi fate la mattina con le cose della colazione. E niente, cosa faccio oggi? Praticamente mi sono occupata di comprare omogenizzati alle verdure. Allora, all'inizio, quando ho detto con Giuliana, le verdure gliele facevo io. Poi praticamente per praticità, comunque i omogenizzati sono più controllati, ho detto vi compro gli omogenizzati, a parte che è una spesa comunque che costa un occhio della testa, ma lasciando stare questo, tra l'altro l'ho fatto per l'agnosia, si dice, tra l'altro l'ho fatto perché mi scocciava cucinargliele, che non sono amante della cucina. Andiamo a risparmiare facendole noi, con un po' di buona volontà, mangiare le verdure fresche. E quindi mi sono fatta portare da mio marito, le zucchinette, le carote, il sedano, le patate ce le avevo già. Adesso, dopo che finisco i piatti, oddio, l'ho rotto! No, è vivo! Vado a fargli queste verdure, vado a pulirle e poi le passo a frullarle con i bimbi. Mamma, posso rimanere la sospendibura? Sì, amore, te lo devo aprire io. One moment, please. Vieni. Cuore, vieni qua. Si sta cadendo tutto stamattina, non so perché, così si suicidano, come il piatto di poco fa. Tienica. Prego, Maria. Qua il tappo, che devi fare col tappo? Devo metterlo qua. Ah, gli sembrava una ruota, aspetta. Sì, amore. Allora,
cosa, era un trucchetto che io vado a fare, non so se voi lo utilizzate, di mettere i fogli di giornale per poi raccogliere tutte le bucce di quello che sono andata a pelare tutte insieme senza andarle a raccogliere per tutto il lavandino, che si spiaccicano dappertutto e poi dobbiamo andare a raccoglierle, magari vanno a finire anche nello scarico. Aspettate, vi faccio vedere meglio. Io sono pronta. Allora adesso le vado a pulire e poi le metto in acqua calda, acqua bollente, insomma le faccio bollire. Le faccio bollite senza soffritto, appunto perché sono per la bambina. E poi quando sono belle morbide, cotte, vado a frullarle con i bimbi. Ma le carote, mio figlio gioca la mattina e si lamenta perché vuole un bimbo che gioca con lui. Avete qualche bimbo da mandarmi? Come si fa? Si fa con questa emergenza, con questa pandemia che c'è stata? Come si fa? E anzi, adesso possiamo uscire. Cioè, io mi ricordo quando eravamo chiusi in casa, appunto al periodo del lockdown, che tra le altre cose io ero incinta di mia figlia Giuliana, che si annoiava quasi, si sbatteva la testa al muro, sembrava un leone questo bambino nella gabbia. I bambini secondo me sono quelli che hanno sofferto più di tutti. Mamma! Ehi amore! C'è qualcuno che ci abita in questo pezzetto verde libro? Chi ci abita? C'ha in mano il mappamondo. I romani! E poi? E poi, ma dov'è la Sicilia? E cercala, dov'è la Sicilia? La Sicilia dove abitiamo noi. E si sente dall'accento. Ci abita Madagascar? Sì, i personaggi di Madagascar. Martin, Melman, Gloria. Quello giallo che c'è scritto Madagascar. Guarda. Africa? Sì, sì, sì. Quello giallo, Madagascar. L'abbiamo perso. Ma io non vedo quello che c'è la Sicilia. La Sicilia, allora, Africa, Europa, ci vado, l'Italia è microscopica, cioè nemmeno si vede, non vi giro nemmeno il mappamondo perché è proprio tipo quanto questo pezzettino di dito qua che vi sto facendo vedere. Italia, Sicilia, un puntino, vieni qua amore, qua, Italia, sotto... Nella punta dell'Italia dove finisce, qua c'è la Sicilia, qua c'è la Sardegna. Madrid accanto, Parigi, Paris, è in inglese. No, ma questa è cinese Sicilia. Cosa? Questa è Sicilia. Sì, Sicilia. Sotto c'è Malta. No, c'è scritto. Talmente piccolo. No, non c'è scritto effettivamente. Cioè poi Tunisia, Malta. No, non c'è scritto, amore, ma ti assicuro che è la Sicilia. La riconosco la Sicilia, se la vedo. Vieni qua, amore. Che stavo dicendo? No? Niente, praticamente della pandemia, di quanto hanno passato i bambini che sembravano appunto in gabbia e che io mi sono inventata di tutto per farlo contento, per farlo giocare, ma penso tutte le mamme, perché eravamo tutte nella stessa situazione, di tutto, ho perfino messo scotch per terra per fargli fare dei percorsi, per farlo muovere, perché non ha bisogno di muoversi. Non è un bambino che può stare fermo, Gabriele.
percorsi con il nastro adesivo per terra, poi che mi sono inventata, lasciando stare tutti i giochi da tavolo, fargli fare anche le faccende domestiche. Aiutarmi a cucinare, mio figlio sa come si fa la pasta con i piselli perché mi aiutava a cucinare, perché che dovevo fare? Lo intrattenevo così. Poi che cosa che gli ho fatto fare? Giochi con le lenticchie, attraversare le lenticchie con l'imbuto, piantare le piantine di lenticchie, i giochi antichi che facevamo noi da bambini, il piedino, campanella, non so come lo chiamate, qui si chiama piedino, che è quello con i quadrati disegnati per terra, i numeri dove bisogna saltare, chi anda il sassolino. Ma comunque me la sono inventata tutta, non sapevo più che cosa mi vuoi inventare. Mi appellavo a Google, a cercare cose da far fare a questo bambino, perché faccio tutte così. È stato un periodo bruttissimo. Allora, c'è questa dell'acqua. Anche qua sono le carote. Amore, sono qua le carote, c'ho il Le mio posso mettere aiutante, vai, io? vai, versa, attento, vai. L'acqua si è splascicata dappertutto. È un arancione. Sì, sono arancioni. Ok, un attimo solo. Cosa mettiamo adesso? Basta, amore, dobbiamo fare solamente quel cucchiaio di legno. Ma posso Dobbiamo fare spostare solamente io? le verdure per Giuliana, quindi Posso niente, ci va bene. spostare io? Sì, tieni. Aspetta che ti avvicino. Vai. Sì. Bravissimo, ok. L'acqua è ancora fredda, perché con queste qua che già l'acqua è calda non le puoi mescolare, amore. Loro stanno cucinando e dopo il caffè parto con la mia routine di pulizia. E nel frattempo le carote non tanto, ma le zucchinette sono proprio pronte. E l'ho acceso, adesso vado a metterci dentro le zucchine che sono le prime che sono già pronte, già belle morbide, le vado a frullare. Ed eccole qua le nostre zucchine.
metto il coperchio. Non andrò a mettere il tempo perché non mi interessa, mi interessa solamente renderle omogenizzato, quindi devo frullarle, 1, 2, 3. Partito! Praticamente quando fa questo rumore così sembra quasi un razzo che sta partendo, che deve andare sulla luna, deve essere schizzato sulla luna. Vediamo com'è la situazione. E voilà! Sì sì, cioè guardate le goccioline, va già benissimo. Nel frattempo sono andata a preparare tutti i contenitori di plastica più piccolini che ho, perché appunto devo andare a fare dei monoporzione per la bambina. Io vado a scrivere che cosa c'è all'interno del contenitore e la data. Perché la data? Perché una volta che poi li vado a surgelare e poi rifarò lo stesso procedimento un'altra volta, almeno so quali sono le da più tempo dentro il freezer e quali sono le più fresche. Quindi andrò ad utilizzare quelle che sono nel freezer da più tempo per smaltirle, e dopo quelle che sono più fresche. Ecco, nel mio caso non so se si vede, io ho scritto così: zucchine 27 2021, che è la data di oggi. E niente, le zucchine le abbiamo fatte, sono pronte. Io adesso vado a togliermi tutto il macello dal lavandino, vado a togliermi queste cose che ho lavato stamattina e aspetterò che le carote siano pronte, belle morbide, a fare lo stesso procedimento e poi a mettergli dei corta pranzo. Il video finisce qui, spero di esservi stata utile, spero di avervi tenuto compagnia. Se state guardando questo video non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi video. Io vi saluto, vieni qua, salutiamo insieme. È volato un orsacchiotto. Noi vi salutiamo. Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao a tutti! Ciao!